Presidente di Bonaventura, la presentazione di una tappa di un giro non è mai una cosa scontata. Oggi in una duplice veste, però, doppiamente piacere, immagino le faccio. Sì, ecco, sono qui oggi come sindaco in primis perché ecco, l'abbiamo pensato a 12 mesi fa, è un grande evento sportivo come dicevate e per un paese piccolo è difficile ancora di più tutta la fase organizzativa perché abbiamo un paese compresso nel borgo del centro storico, però ecco, quando dico sempre no, solo chi sogna realizza l'impossibile, l'impossibile è diventato possibile. Ecco, il 14 avremo questa grande tappa, abbiamo cercato ecco, di rendere ancora più accogliente il nostro paese e che cosa dico sempre io? Che gli eventi, i grandi eventi, generano entusiasmo e l'entusiasmo genera appeal. Lo dico così perché da tantissimi giorni molti arrivano qui a vedere il paesino, chi al bar, chi al ristorante all'aperto consuma ecco, nei nostri luoghi. E la cosa bella è che è anche un evento che aiuta le comunità circostanti, perché 1.800 persone circa la carovana arriverà giovedì nel nostro paese e pernotteranno non solo a Notaresco ma nei comuni limitrofi o sulla costa. Ecco, è importante perché facciamo anche promozione turistica, perché tanti che conosceranno il nostro paese, il nostro paese, la nostra provincia, la nostra regione in quei giorni sarà nazionalizzata, eccola, anzi mondializzata, ci sono oltre 200 testate in collegamento per questi eventi ed è importante che in questo momento di grossa difficoltà continuiamo a promuovere la nostra provincia, la nostra regione, la nostra amata Italia. E sono molto dispiaciuta che non sarò presente il 14 per la partenza della tappa del Giro d'Italia, ma sono impegnata in Spagna per delle gare importanti per cui purtroppo non ho potuto dire di no. E sicuramente credo che questo paese si sta muovendo verso un qualcosa di veramente grandioso, perché portare una tappa di un Giro d'Italia, ricevere così tanta attenzione e soprattutto anche non so, importanza da parte degli organizzatori del giro non è semplice. Sappiamo che in un momento come questo c'è bisogno di molta più cura rispetto che prima, quindi credo che sia veramente un qualcosa di pazzesco. Quindi sono molto felice per loro, sono felice per il nostro paese, dico mio perché ormai sono qui da un po' di anni e sicuramente lo sarò ancora per molti e mi auguro da qui possiamo partire per delle avventure così importanti che ci portano sempre in alto.